Che c'è lui? Guardami! Sono Viola! Buongiorno Team Trote, ciao a tutti! Io sono Sofì! E di solito, come ben sapete, al mio fianco c'è lui! E insieme siamo in me contro te! Ma oggi lui non c'è e la casa è tutta per me! E voi non avete idea di quanto io sia felice, perché quando lui non c'è io posso fare la pazza, perché la casa è tutta per me! Oh yeah, oh yeah! Magari un giorno faremo un video in cui vi mostrerò cosa faccio quando sono sola in casa e lui non c'è. Tendenzialmente ciò che mi piace più fare, vi faccio un riassunto, è pensare nuovi scherzi per il nostro piccolo e caro lui. Già ne ho pensato uno fuori di testa che andremo ad attuare proprio in questo video. Ma prima, per tutti i fan delle LOL Surprise, è uscito in edicola il nuovo LOL Surprise Magazine ufficiale, con il regalo i pompon da vera cheerleader e tutte le istruzioni per realizzare un altro paio di pompon per la vostra BFF, Best Friend Forever. Andiamo a spacchettare insieme per la prima volta. Sono super curiosa di provare i pompon da cheerleader. Questo è il regalo e questa è la rivista, che adesso apriremo e sfoglieremo insieme. Ma prima, oh yes, io li adoro! Adesso devo pensare a una coreografia da fare solo per voi. Datemi un secondo. Datemi una S, datemi una O, datemi una F, datemi una I. Io sono Sofì e oggi faremo un mega scherzo a Luki. Io li adoro! Bene, adesso che ho fatto un po' la pazza, iniziamo a sfogliare insieme il magazine. Già a pagina 6, come vi dicevo, ci sono tutte le istruzioni per andare a realizzare dei pompon da cheerleader per la vostra migliore amica. Farlo è semplicissimo e ne verranno fuori proprio dei pompon come questi. Andando avanti, abbiamo la caccia al tesoro. Riesci a trovare gli 8 ciondoli nascosti fra gli scarabocchi che vedi qui sotto? Se qualcuno l'ha già trovato, mi raccomando, fate una foto, caricatela su Instagram, taggateci, ovviamente taggate anche il LOL Surprise Magazine. Poi c'è la rubrica chi sarà mai. Riesci a indovinare quale LOL Surprise descrivono questi indizi? Questo è molto complicato, soltanto pochi di voi veramente esperti di LOL Surprise sapranno la risposta. La rubrica chi dorme non piglia parole. Riesci a trovare nella griglia tutte le parole scritte in basso? Ogni pagina è davvero super super LOL. E poi c'è ogni tuo desiderio è un ordine che vorrei andare a fare insieme a voi. Rispondi alle domande per far volare la tua fantasia, quindi risponderemo insieme. Che cosa sogni di fare da grande? La creatrice di parchi a tema, la youtuber, capo di una società o guardiana dello zoo? Molti di voi già sapranno la risposta, ovviamente la youtuber. In che tipo di casa vorresti vivere? Ecco, in un appartamento elegante, proprio come questo, mi piace tantissimo, ci siamo trasferiti perché appunto volevamo vivere qui. In quale sport vorresti essere campionessa olimpica? Mi sa di nuoto. Di quale celebrità vorresti avere il numero di telefono? Justin Bieber, l'ho detto! Magari se questo desiderio si avverasse. Quale mezzo di trasporto ti piacerebbe possedere? Un jet privato. Quale avventura vorresti vivere? Nuotare con i delfini? Già l'ho vissuto. Fare snowboard sulle Alpi? Fare una crociera ai Caraibi? Passeggiare per Hollywood? Passeggiare per Hollywood? Sarebbe bellissimo, magari incontrare anche Justin Bieber! Comunque, poi qui dice, rileggi le risposte e scegli tre desideri che chiederai a Jenny di avverare. Quindi, cara Jenny, vorrei diventare una campionessa olimpica di nuoto. Vorrei avere un jet privato e vorrei tanto andare ad Hollywood, è il mio sogno di una vita. Magari un giorno ci andrò con lui. Comunque questo e tanto altro solo sul nuovo numero del LOL Surprise Magazine ufficiale, che trovate in edicola. E a proposito del correre in edicola, ho trovato proprio questa rubrica che si chiama Corri in edicola, che serve per essere super informati sulle nuove uscite LOL. Come sempre vi ricordiamo che c'è anche la rubrica vuoi farti lolizzare anche tu? Infatti al link che troverete qui sotto in descrizione potrete mandare le vostre foto e ritrovarvi lolizzate nel nuovo numero o sulla pagina Facebook del magazine. Datemi un L, datemi un O, datemi un LOL Surprise Magazine nuovo in edicola! Ma adesso andiamo al dunque. Come vi dicevo, ho pensato un nuovo scherzo per il nostro piccolo lui. E stavolta penso che mi sono veramente, veramente superata. Ho pensato qualcosa che va oltre il divertimento. Ci farà ridere tantissimo. Farà ridere tutti noi e un po' meno lui. Lui si arrabbierà tantissimo. Vi spiego il mio piano malefico. Il nostro lui, qualche ora fa, è uscito per andare in palestra. Da un momento all'altro potrebbe tornare, quindi devo anche fare in fretta a raccontarvi tutto, perché non vorrei che entrasse da questa porta e ci scoprisse con le mani nel sacco. Quindi, in breve, tornerà tutto
tutto sudato. E quale sarà la prima cosa che farà? Ovviamente farà la doccia. Sì, ed è proprio lì che noi agiremo. Già solo a pensarci muoio dal ridere. Stamattina, mentre lui era in palestra, ho comprato della tempera. E voi starete pensando: Sofì, che intenzioni hai? Fare un quadro? No, 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 no. Andrò a mettere questo colore acrilico all'interno del bagno schiuma. Così quando il nostro lui sarà dentro la doccia con gli occhi chiusi, con tutta l'acqua che gli scorre in faccia, e andrà a mettere il bagno schiuma, diventerà un omino viola. E secondo me non se ne accorgerà neanche subito, ma se ne accorgerà quando, uscito dalla doccia, si guarderà allo specchio. Sarà super divertente e io non vedo l'ora che lui finisca di fare palestra e che entri da quella porta. Quindi brighiamoci, andiamo a mettere il nostro piano in atto e aspettiamo che arrivi. Ci siamo! Bagno schiuma più tempera uguale divertimento. Non sarà affatto semplice, ovviamente io non voglio sporcarmi. Se c'è uno che si deve sporcare, si chiama lui. Ok, ci siamo, vedete? La nostra tempera sta scorrendo all'interno del bagno schiuma. Piano piano ci riusciremo e tutta la tempera sarà dentro il bagno schiuma. Per avere un lui più colorato, più pigmentato, mi sa che ci vorrà più tempo del previsto. 2 hours later. Incredibile ma vero? Ma ci sono riuscita. Come vedete, i nostri tubetti di colore acrilico sono ormai vuoti perché si trovano qui all'interno del nostro bagno schiuma. Lo chiudiamo, andiamo a togliere ogni forma di traccia di viola e lo andiamo a posizionare nel suo posto. Voilà! Non si accorgerà di niente. Yes! Missione compiuta. Quindi adesso non ci resta che stare qui belli comodi sul nostro divano e aspettare che il nostro lui faccia il rientro in casa. 20 minutes later. Ok ragazzi, ragazzi, ha suonato. È arrivato, ecco. Arrivo! Sto arrivando, ho capito. Ci siamo. Come si apre? Lui, lo sportivo, è qui per voi. Lui, che schifo, sei tutto sudato. Ma alzati, non mi sporcare il divano con tutti i cuscini. Sono super atletico, mi sento Big Jim. Guardate qui che so fare. Ma sei bravissimo. Mi gira la testa. Lui, dai, vatti a lavare, sei troppo sudato, vai, no, ti verrà il raffreddore. Qualcosa. No, lui, ma cosa vuoi mangiare prima? Ti verrà il raffreddore se tutto sudato prendi fresco. E poi puzzi. Puzzo? Sì. Vatti a lavare che è meglio, vai. Ok. Basta, lui, vatti a lavare. Dai. Ci siamo! Bene, andiamo a durigliare dietro il bagno, vediamo cosa fa. Fischietta! Ma che cos'è? Se ne accorgo. Sofì! Aiuto, mi ha scoperto! Che c'è? Che cosa è successo qui? Che hai combinato? Non lo so! Colorato. Non lo so, vieni qua. Sta venendo. Che c'è lui? Guardami. Sono viola. Ma che cavolo è? Non lo so, lui, magari il bagno schiuma è andato a male. Cosa hai combinato? Ma cos'è sta roba? Ci ridi! Sono viola! Sei viola! Questo è uno scherzo! Ok, ma che scherzo è? Cioè, sono viola! È normale, ma che colore è? Non ti preoccupare, lui, tranquillo, penso che vada via adesso col bagno schiuma normale. Come penso? Stanno bussando! Rispondi tu, vai! Non posso andare alla porta così, stai scherzando? Sembri un alieno, aspettami qui, vado io. Ragazzi, è ufficiale, Sofì me la pagherà. Cioè, me l'ha ridotto così, vi rendete conto? Mia cara caccioffina, tieniti pronta perché sta per arrivare un gran bello scherzetto per te. Che stai facendo? Niente! Ma sono inguardabile, cioè sono tutto viola! L'hai capito adesso? Totalmente! No, smettila! Aiuto! Vatti a lavare!
Ok, ma con quale sapone? Se il sapone l'hai trasformato in vernice. Giusto, col sapone per i piatti. Sto con una pazza, anche sto con una pazza. Non c'è di stare più con me. Vatti a lavare, cavernicolo. Sono un mostro. Sono Hulk, Viola. Hulk è verde. Vatti a lavare. Vado a lavarmi, sperando che non sia un altro dei tuoi scherzi e che nell'altro sapone ci sia un altro colore. No, tranquillo. Ti tengo d'occhio. Dopo un'eternità, sono veramente pulito, splendente. Non è stato mica semplice togliere tutto quel colore di dosso. Guardate qui, mi è rimasto anche il segnale. Oh, cavolo. Ma che colori ha usato? Radioattivi. Mi raccomando, Team Trote, se per caso vi venisse in mente di fare questo scherzo a un vostro amico, a un fratellino, a un cuginetto, assicuratevi che i colori che utilizzerete siano adatti per il corpo. Perché io non l'ho fatto e questo è il risultato. Io immagino già la scena di qualche trota che farà questo scherzo al proprio padre. E il proprio padre che deve andare al lavoro, che si ritroverà tutto blu, tutto viola. Non lo rifate davvero a casa. Salutiamo Amelia Facecca, che è la trota leader di oggi, e mandiamo un bacione a tutto il team trote. E noi ci vediamo domani, buonissima avventura, perché ogni giorno è day contro day. Yeah, yeah.